Salve a tutti, sarò leggerissimo. Dopo presentazioni così tecniche, mi ha chiesto la famiglia Mannara di dire qualcosa su come secondo loro è nata il VM. In realtà il VM è nata grazie alla loro passione, alla loro dedizione. E l'unica cosa che voglio condividere con voi è un'epoca, perciò l'ho chiamata sperimentazione di RFI, perché ho fatto, diceva Paolo poco fa, ho fatto da qualche giorno 60 anni e quindi diciamo ho trascorso più di 30 anni, forse più di ancora, abbastanza di 30 anni in RFI e adesso sto in pausa presso l'azienda napoletana mobilità, dove ci sono ben altre sfide da affrontare, più gestionali. Però quello che voglio condividere con il CIFI è come tutte le analisi di natura tecnica che sono state presentate raramente trovano una sintesi gestionale. Perché mi permetto di dire questo? Perché ci concentriamo su cose bellissime per gli ingegneri, no? Diciamo dal peso, dal rapporto ruota-rotaia. Si è parlato poco, devo dire la verità, della durezza dell'acciaio. Mi aspettavo qualcosa in più, che era un tema che vi ricordate, affrontavamo molto, parlavamo con Paolo poco fa della molatura, della rugosità, di come la geometria influenza i consumi dell'acciaio. Però io volevo con voi condividere tre cose, sono veramente tre slide. La prima è quest'epoca. Io non so chi è della mia generazione ultramodestino che ha affrontato questo mondo. Ci sono stati 10 anni strepitosi, che sono la base di tutto quello che parliamo. Sono stati 10 anni che vanno dal 2001-2002 fino al 2010-2011, dove noi ci siamo concentrati, parlo moltissimo in rete ferroviaria italiana, vi dico anche perché, ci siamo concentrati sull'interazione tra materiale rotabile e infrastruttura. Perché vi dico questo? Perché siccome nasce questa idea di dividere l'impresa ferroviaria dal gestore, si rimane terrorizzati dal fatto che nessuno più si occupasse dell'interazione. Ero un pochino un bersaglio da parte di Moretti, proprio in questa sala facevamo un'analisi, perché ero un dirigente, non un dirigente, ero un funzionario dell'Ansaldo quando entrai in ferrovia, che si occupava di materiale rotabile, però stranamente non fui preso a Spartaco Lavagnini, dove c'era il cuore della trazione, ma fui preso all'infrastruttura. Per cui ero l'unico nel mondo dell'infrastruttura che si era occupato di materiale rotabile. Per cui fondamentalmente mi misi a lavorare moltissimo sul sistema controllo marcia treno, che vi ricordo nacque in esito all'incidente di Piacenza, dove sviluppammo, diciamo, tutte queste cose che non esistevano in ferrovie, esistevano sulle metropolitane, di migliorare l'interazione tra infrastrutture e materiale rotabile, perché c'erano i circuiti di binario, c'era la ripetizione segnali, però di fatto il macchinista, come capiterò, poteva affrontare una curva a una velocità molto più alta di quella per la quale era stata progettata. Per cui fu introdotto il principio del controllo della velocità della linea, fu introdotte le boe, l'air gap, con l'antenna sotto al treno, e quindi si sviluppò quest'altra analisi dell'interazione tra materiale rotabile e infrastruttura. Quindi la lettura non solo dei circuiti binari, ma anche della boa e dell'antenna. Poi viene introdotto il sistema di supporto alla condotta. E poi nasce il mondo dell'alta velocità. Noi ci concentriamo sull'interazione complessa tra un sistema che per la prima volta in Italia andava a 300 km all'ora. Stamattina con la presentazione di Dalcertifer e anche quella di Hans Fisa si è parlato di cose che ci hanno coinvolti per anni, cioè la conicità equivalente, tema così complesso, l'interazione non soltanto di ruota rotaia ma anche di carrello e binario. O qualcuno parlava si chiamava della famosa corda molla, ti ricordi? Cioè in pratica di come il treno entrava in un livello longitudinale e poi ne usciva. Erano tutti temi che con l'alta velocità apparivano e questa cosa a 300 km all'ora venne fuori. Decidevamo con Carillo se usare il gran vitesse come profilo o mantenere l'ore, no? Tutti argomenti di cui si è parlato. Oggi voi l'avete consolidato, ma noi siamo quelli che l'abbiamo vissuto, dovevamo fare delle scelte. E poi dovevamo sperimentare questa velocità di 25 km, scusate, di 300 km all'ora con un pantografo che aveva un filo molto più piccolo, perché 25.000 aveva un filo più piccolo, quindi dovevamo
dovevamo gestire questa velocità. E poi non vi dico RTMS, cioè ci consideravano dei pazzi a far andare il treno col telefonino. Ci siamo con Radio Block Center. Quindi perché vi dico questo? Perché analisi che qualcosa ho condiviso anche con la famiglia Mannara del portale Multifunzione, ma poi la diagnostica mobile sono l'espressione, parlo in RFI, di una crescente sensibilità dell'interazione tra materiale rotabile e infrastruttura. Quindi io mi limito a questa slide per capire che tutte le presentazioni che mi hanno preceduto parlavano di due cose, la normativa e la misura, che hanno disciplinato questo complessissimo rapporto tra infrastruttura e materiale rotabile. E se non lo affronti così, lavorando in quella parte tratteggiata in mezzo, sbagli. Io ho apprezzato molto le presentazioni, alcune le contesto pure, perché parlare troppo di statica e parlare poco di dinamica, o parlare troppo di dinamica e parlare poco di statica, comunque va in confusione. Questa confusione io l'ho risolta, spero, sono sicuro, anzi, che Paola sarà un mio amato successore, perché questi due amici nemici, che sono l'esercizio e la manutenzione, io che poi sono anche uomo di esercizio e di manutenzione, perché l'abbiamo risolti negli anni successivi con Diamante? Perché Diamante, come lo faceva Archimede, come facevano altri mezzi, misurano il binario mentre il binario è sotto carico. Misurare un binario a 300 km all'ora, dove l'energia cinetica raddoppia lo sforzo che il binario e che l'infrastruttura fa per sostenere il treno, richiede che tu la misura, quella effettiva la fai con quel mezzo lì, che la fa a 300 km all'ora. E questo è stato il grande salto di qualità che abbiamo fatto in questi 10 anni, di passare da un'analisi fatta con dei mezzi d'opera che chiaramente la misura la fanno in maniera quasi statica, a un'analisi fatta a una necessità che c'è invece l'FR1000 che la fa alla velocità massima. Capite che quel treno che vede in mezzo oggi, addirittura Paola ci parlerà, penso, di Diamante 2, no? Di tutto quello che sta facendo, era stato il salto di qualità di quelle misure che ci ha fatto vedere anche il collega di Tal Certifer al pieno utilizzo dell'infrastruttura. Quindi la prima analisi è: va bene misura, va bene normativa, va bene interazione, ma analizzare e fare analisi della manutenzione considerando i beni in esercizio. L'ultimo pallogramma che vi faccio è stato accennato dalla slide su Network Rail, e che devo dire la verità lancio strisciuglio quando, come capo di direzione commerciale, mentre io ero alla diagnostica, lui diceva: ma quanto consuma un mezzo che è pesante consuma di più di un mezzo che è leggero o no? E quindi si cominciò a parlare di manutenzione ordinaria da referenziare alla caratteristica del mezzo. Quindi un mezzo più pesante consuma di più di un mezzo più leggero, un mezzo che il pantografo spinge di più consuma la linea di contatto più di un mezzo che la spinge di meno. E quindi furono fatti dei gruppi di lavoro, ero con la Fiorani e con la Cefini, in un gruppo di lavoro dove ci studiavamo fondamentalmente quando la manutenzione ordinaria potesse essere, diciamo, compensata al peso dei mezzi. È da qui che nasce il VM, nasce dalla necessità di pesare un mezzo, di sapere anche staticamente com'è, e cercare di mettere insieme l'interazione tra infrastruttura e materiale rotabile, mettere insieme esercizio e manutenzione e mettere insieme il controllo di gestione, che quindi usa della manutenzione l'elemento più importante, perché la manutenzione, vi ribadisco, io questa cosa la dico sempre, è la più economica delle materie tecniche ed è la più tecnica delle materie economiche. Una manutenzione che è fatta su condizione, come fa la diagnostica, permette di non interrompere la linea. La correttiva che facciamo in rosso è quella che invece interrompe la linea e quindi distrugge l'esercizio. Per cui come nasce IVM? IVM è tutte le aziende fatte di persone molto intelligenti e che capiscono e conoscono la tecnologia, mette la tecnologia al servizio della misura a fine di verificare la conformità normativa, ma soprattutto per mettere sempre l'equilibrio tra esercizio e manutenzione, allo scopo di ottimizzare la gestione di un servizio, perché poi lo scopo finale di tutto il nostro lavoro è che un servizio sia gestito bene. Ora capite che con questa sintesi, io ho fatto 3 pallogrammi per far capire un po' anche la mia carriera, no? Io sono un tecnico che è partito dalla
dal CESIFER, che di fatto era il pezzo di agenzie che prima stava in RFI. Poi sono passato all'esercizio della manutenzione, oggi faccio gestione perché sono direttore generale di un'azienda che fa servizio. Capite che un'azienda come IVM, che mette a disposizione una tecnologia, è alla base di un'analisi di questo tipo. Sono stato rapidissimo. Grazie Francesco.